Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Castle Drums. Oggi nuova direction in cui vado a giudicare in modo amichevole, come sempre, le vostre batterie, i vostri set, non dico i vostri studi e i vostri bunker, perché questo è un video particolare, perché mi sono arrivati 3 video da voi, dai miei iscritti, in cui mi fate vedere, mi raccontate la vostra batteria live, quindi ho deciso di metterli insieme e oggi, anziché andare negli studi, andiamo sui palchi e scopriamo il vostro set direttamente sul palco. Vi ricordo che se volete mandarmi il vostro video nello studio o su palco live, me lo potete mandare tranquillamente facendolo con il cellulare, mi raccomando orizzontale se potete, perché così almeno riesco a farveli vedere meglio, eccetera eccetera, sempre con un po' di ritmo mentre parlate, così da non sedere il video. Allora, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché so che tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono. Quindi iscrivetevi, tanto ci mettete un attimo, cliccate, e per me è super 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 importante. Detto questo, mandiamo la sigla e poi siamo pronti a salire sul palco insieme a voi. Sigla! Ok, prontissimi, mi metto le cuffie come al solito. Vediamo il primo video che ce lo manda Carlo Gagliotto, senza la GL. Vai Carlo, siamo pronti. Il video è diviso in 2, quindi probabilmente saluterà e poi ci sposteremo sul palco a vedere la batteria. Ovviamente una cosa che vi dico, ragazzi, è che questi video ci sarà un po' più di casino sotto, perché ovviamente non essendo in studio ma essendo all'aperto ci sarà un po' più di casino, abbiate pazienza se magari sentite un po' urlare, un po' parlare in sottofondo eccetera, ma ci sta, è anche il bello dei live e delle batterie sui palchi. Comunque, detto questo, andiamo, vai Carlo. Infatti. Ciao Luca. Ciao Carlo. Come ti avevo detto, ti mando un video della mia strumentazione qua direttamente sul palco dal vivo, perché okay, a casa studio con l'elettronica, una Roland TD9. Ok, perfetto, siamo cominciamo. Pronti. Giro un attimo la camera. Ok, qui si stoppa il video perché gira la camera. Io intanto qui sinceramente ho sbagliato, devo riaprire tutto. E vabbè, pazienza, adesso riapriamo tutto. Ecco qua, siamo pronti sul palco con Carlo. Vai. Bene, allora questa è la mia vecchia Premiere aristocratica inglese, Premier Resonator dell'86. Quindi bella datata. Poi vedi le caratteristici fusti camera che hanno doppio strato, okay, e non si vedono i blocchetti dentro, avendo il fusto doppio. È vero, mai visto, interessante. Le misure. Molto cassa interessante. Da 22x14 standard. Bella per 14. Tone power da 10 pollici. Belli alti, Per 9. Tone power da 13x11, ok, e timpano da 16x16. Ok, molto bene. Misure strane, perché la cassa ha una profondità standard, mentre i tom sono power. Sì, effettivamente, però cassa 22x14. Stasera abbiamo un drum art alluminio. L'hai mai provato quello? 14x6,5. Ne ha parlato bene, però. Anche tutto l'hardware è inglese, il Premier Made in England. Sempre okay, lo stesso anno, circa del 1986. Sì, però cavoli, vuol dire buon hardware se è arrivato. Andiamo fino a questo punto. Allora, seggerino con schienale e rullante da 14 in alluminio drum art. Okay. Piatti sono la maggior parte paste signature. Qua abbiamo quello ce l'avevo anch'io. 14 dark energy. 14 pollici, Beh, carino, molto bello. Sì. Flash 10 pollici signature, ok, bello tagliente. Bello crash 17 pollici, sempre signature pies, molto carino. Il crash 19 pollici, 17-19 mi piace un sacco come accoppiata. Paiste 3000 China, più o meno l'equivalente di un 2002, 20 okay, pollici. Per i ride invece, poi ho anche a casa sempre
altri piatti, signature, uno splash, un altro, è un ride da 20. Invece ultimamente uso questo bellissimo ride da 22 pollici, un Flip, mi sembra bello Pro Series, bello spesso, mamma mia, infatti pesa 3,7 kg e una campana killer. Bello, belli, sul Tom monto ma Remo Ambassador X, okay, patente, quindi Remo Ambassador per ristorante trasparente, Ambassador X da 1 e 2 mm di spessore, ok, sì, più spessa, mentre sulla cassa monto una Evans EMAD trasparente con l'anello piccolo, ok, quella live EMAD EQ 3 risonante. Sul rullante monto la classica combinazione Remo Ambassador sabbiata, snare side sopra e snare trasparente. Perfetto. Ecco l'hardware, vi ho detto che è tutto Premier inglese. Molto belli tra l'altro. A parte anche i pedali che sono tutti ASICS. Ah. Allora ho un doppio pedale ASICS A. Tutto ASICS. E anche ciale in alluminio. Pensa a te, mai provati quelli? Bacchette, le mie preferite sono le Water 2B. Ok. Va bene, questo molto è tutto. Molto carino, molto carino. Avanti così. Complimenti per il tuo canale. Grazie mille. Ciao, Luca. Grazie Carlo. Allora, mi piace un sacco questa cosa. Sì, c'è un po' di casino sotto, ci sono i bambini, eccetera, che parlano, si muovono e tutto, ma mi piace perché appunto siamo proprio nel vivo, sul palco, eccetera. E allora, batteria veramente datata, ma strana, abbastanza strana, sia come misure, come diceva lui. La cassa in realtà 22x14 lui la dice abbastanza come normale, in realtà secondo me è una delle casse migliori che ci possono essere come profondità, perché mi piacciono molto di più rispetto alle 22x18, 22x20 eccetera, però di solito lo standard rimane 22x18, ma a me piace più corta. Tom Power, come si dice, hardware datati, ma che comunque si comportano molto bene, cioè hanno 20, 30, 40 anni, quanti anni hanno quegli hardware lì, ma comunque continuano a funzionare, quindi sicuramente sono di qualità. Piatti Paist Signature, sono bei piatti, c'è poco da dire, sono comunque uno dei top di gamma Paist, come uno dei top modelli Paist, quindi sicuramente ottimi piatti. Spostiamoci su un altro palco insieme a Cristina Manzotti, che mi aveva già mandato un video del suo studio, poi mi ricordo mi aveva detto una batteria, ti faccio vedere la batteria in cui studio, ma poi una tamburo formula mi sembra avesse, che questa però non te la posso far vedere perché è smontata, potrei fartela vedere sul palco, quindi le avevo detto fammi un video sul palco in cui mi fai vedere la batteria, e quindi me l'ha mandato. Quindi detto questo, anche lei saluta, poi stoppiamo il video, rifacciamo partire il secondo video e ci va a vedere la batteria. Vai pure Cristina. Ciao Luca, ciao ragazzi, come vi avevo promesso, questo è il video della mia batteria, quella con cui sono live, yes. E adesso vi faccio vedere che cosa uso. Ottimo, siamo pronti, cambiamo video al volo, eccolo qua, cambiato, siamo pronti, andiamo, vai pure Cristina. Allora, ecco qua, come vi avevo anticipato, questa è la batteria con cui sono live. Tamburo. Abbiamo una tamburo formula, okay, dell'anno 2000, okay, una cassa da 22, anni. Bella potente. E poi il mio Ludwig Supraphonic, il pedale è lo stesso che tengo anche a casa, è un Pearl Eliminator. Yes. Poi ho questi due bellissimi nuovi acquisti, un'asta regirullante e un'asta Charleston della Yamaha. E lightweight. E sono la serie light, mm-hmm, che ho comprato sia per averle doppie, sia per alleggerirmi il set durante gli spostamenti. Leggerissime quelle. Fammi sapere come ti trovi come live. I piatti per i live ho questi, ormai non si legge più la scritta, ma sono dei Sabian Lighet. E questo è un ultimo acquisto che ho fatto l'altro giorno perché ho crepato il mio UFIP e lo testerò questa sera. Molto carino, ha un suono molto squillante ed è da 16.
Poi qui ho il mio fedele Ride Bionic, che se non sbaglio ce l'aveva anche in studio, mi sembra. Bello nitido e squillante, la campana pure bellissima. Bello potentissimo. E qui un RAF da, mi pare, da 18. Sì. Ok, quindi bello potente. E poi che altro? Qualche campanaccio. Giocattolino, qua è un Chimes. Nice. E basta, niente, non credo ci sia altro da aggiungere. Okay. Stasera, bel concerto di piazza. Ciao ragazzi. E vai. Ok, molto bene, grazie mille Cristina per questo doppio video a questo punto, prima in studio, così abbiamo visto prima lo studio e poi live. Bellissima questa cosa, mi piace un sacco, mi gasa tantissimo. E, più che altro anche per capire le differenze, alcuni pezzi, anche qua come ad esempio il pedale, sono stati presi dallo studio e portati, altri invece ce li adoppi, quindi probabilmente il pedale, ad esempio, sarà un pedale con cui si trova veramente bene, vuole sempre quello, e quindi dice in studio o live porto sempre quello lì. E quindi ottima batteria, la Tamburo Formula, l'ho già provata, è veramente molto molto interessante, anche lei ha i suoi annetti, perché comunque se è del 2000 significa che ha più di 20 anni, ha 23 anni, e quindi grazie, grazie, grazie mille Cristina. Adesso andiamo ancora sul palco insieme a, devo trovarlo, Giuseppe Scuteri, e video breve ma intenso probabilmente, quindi vai Giuseppe. Ciao Luca e ciao a tutti gli amici di The Gusty of Drum, sono Giuseppe, ho 19 anni e sono di Crotone. Super giovane. Spero non sia un problema il fatto che non sia nel mio studio, ma voglio mostrarvi la mia batteria. Direi proprio che non è un problema. Allora, qui abbiamo una Pirla Export Series degli anni 80 e ora ve la mostrerò. Ok. Anche quindi anche oggi c'è una batteria abbastanza... Sarà una dimostrazione rapida, mi dispiace, ma comunque volevo mostrarvela. Nessun problema. Allora, abbiamo un rullante da 14, primo tomma da 10, secondo 12, 13 e 16. Ok, belli sordinati devo dire. Più un altro tomma che oggi non ho portato da 14. Cassa da 22. Abbiamo Charlie da 13. Primo crash da 16, splash da 6, ride da 20 e quest'altro cresce da 18. Ride molto alto lo tiene, eh? Insomma, questa qui è la mia batteria, quella che mi sto portando per i miei concerti e volevo mostrarvela. E vi mando un grande saluto, ciao Luca e ciao a tutti gli amici. Ok, perfetto. Grazie, grazie mille Giuseppe, che appunto giustamente si è fatto il problema e ha detto ma forse non dovrei farlo live, ma io lo voglio fare lo stesso questo video, quindi me ne frego e lo faccio lo stesso. Il giusto spirito, diciamo. Infatti non fatevi problemi se avete la batteria, non tutte le batterie montate, se nello studio avete casino e non volete far vedere poi che cosa dice su tutti gli scatoloni eccetera in giro, se tutte le... chi se ne frega, fatemi tranquillamente i video senza metterlo a posto, e tanto quello che conta poi è vedere la batteria, vedere che cosa, le scelte che avete fatto, come le avete montate eccetera eccetera, quale colorazione, quale cosa, quale pelli e tutto, piatti eccetera. Quindi con questo fatemi sapere cosa ne pensate di questo video sul palco, diciamo, e soprattutto fatemi avere, se vi piace l'idea, dei video in cui siete sul palco. Ovviamente qui sono stati dei video che mi sono stati mandati d'estate, quindi eravamo all'aperto eccetera, ma se siete in un locale e avete la vostra batteria live montata e avete la possibilità di fare video e vi fa piacere farli, fateli tranquillamente, così facciamo la variante live delle reaction. Quindi con questo grazie mille a Carlo, grazie mille a Cristina di nuovo e grazie mille a Giuseppe per avermi mandato questi video. Vi ricordo, se volete mandarmi video, mi raccomando, se potete fateli in orizzontale, quindi per così, con un po' di ritmo quando parlate, così non sediamo il video e non ammosciamo tutto. Qualità
migliore possibile, ma con un cellulare va benissimo, in 1080 possibilmente, perché altrimenti poi viene troppo sgranato e non riesco a farveli vedere bene. Con questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi va, commentate qual è la batteria più bella di oggi, qual è quella che vi è piaciuta di più, qual è quella più bella come colore, come suono secondo voi, come modello, eccetera. Scrivete quello che volete nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!